nel giorno della 300ª presenza di Corbucci nelle fila del Latina, ha subito la possibilità di rifarsi. La Rapido Latina calcia a 5 dopo il deludente pareggio di Chieti ottenuto la scorsa settimana. La squadra di mister Ancelini può dunque rientrare in corsa per il secondo posto, distante prima di questa gara 7 punti, perché di fronte avrà proprio il Napoli Futsal Santa Maria, che è la prima inseguitrice del Poker X Martina, ormai irraggiungibile in vetta. Pallone sulla pressione del proprio avversario, lo perde però, nessun fischio da parte del direttore di gara. Attenzione Ottoni, doppio passo che manda al bar il proprio marcatore e effettua questa conclusione pericolosissima. È però il Napoli ad essere più intraprendente, con Ottoni che riesce a mandare a sedere l'avversario, poi a concludere. Attenzione a tu per tu con il portiere, arriva il gol da parte della squadra ospite con il capocannoniere del campionato Noro. Ancora il Napoli. Lucas Maina, possibilità di transizione per Maina. Tiro da parte di Maina che impegna severamente il portiere Bragaglia. Maina. Splendido colpo di tacco di Maina, l'invenzione per Jimenez che ha sparato in bocca però a Bragaglia. Attenzione, contropiede da parte della Rapido Latina, calcia a 5, Lucas Maina fa esplodere il palabianchini con questo piatto sinistro sul primo palo, realizza dunque il gol del pareggio l'argentino Lucas Maina. Pallone dentro intanto per Galletto che tira di prima intenzione, è stato dimenticato da Stazzone. Galletto perde il pallone Noro, 2 contro 1 per la Rapido. Attenzione Stazzone dentro il pallone e arriva il grande miracolo operato dal portiere del Napoli Futsal Santa Maria. E finisce dunque il primo tempo, un Napoli Futsal Santa Maria che è iniziato molto meglio trovando il gol del vantaggio e poi subito dopo il pareggio della Latina con Lucas Maina. Maina, serve Lara, tiro da parte di Lara e deviazione provvidenziale da parte di Bragaglia che sembra insuperabile in questo secondo tempo. Il Latina però deve provarci. Attenzione Jimenez nel cuore dell'area. Jimenez per Maina che colpisce il palo di punta. Nessun fallo. Stazzone, parte il contropiede. Stazzone, se ne va Stazzone e non riesce a trovare la porta. Tu per tu con Bragaglia che esulta. È come se avesse segnato la sua squadra. Per trovare 3 punti che sarebbero pesantissimi, però attenzione perché c'è tutto solo Milucci che riesce con un colpo di tacco sontuoso a battere Corbucci, dimenticato dalla difesa della Rapido Latina calcia a 5, Milucci non perdona. Maina, spalla alla porta, Maina per Lara, tiro da parte di Maina, ancora una volta il palo, sfortunatissima la squadra di casa. Maina, dentro per Lara, splendido il suggerimento di Lara e ancora una volta Bragaglia si esalta con un tuffo spettacolare. 1-2, ben giocato, attenzione, possibilità per la Napoli Futsal Santa Maria e Noro, tutto solo, non può far altro che depositare il pallone in fondo al sacco, azione ben congegnata da parte della squadra ospite, sorpresa ancora una volta, la Rapido Latina calcia a 5. Ostinato Lara, Stazzone, arma il destro, poi ancora Lara, prova a tirare Lara un altro legno, incredibile, una sfortuna incredibile, questa per la Rapido Latina calcia a 5 che colpisce il terzo palo di giornata. Stazzone, Jimenez. Ancora una volta il pallone perso, attenzione, la porta è completamente sguarnita e arriva il gol da parte di Ottoni che chiude di fatto la gara, un 4-1 che dunque replica anche il risultato dell'andata. E finisce dunque la partita, il Napoli Futsal Santa Maria espugna il palabianchini con il risultato di 4-1, conquista 3 punti importantissimi, si avvicina alla vetta perché il Poker X Martina ha pareggiato contro il Foggia, per la Rapido Latina calcia 5 invece è notte fonda.